Allora, ben ritrovati con Funamboli. Io vorrei chiedere, per introdurre l'argomento Micron, che prima abbiamo trattato brevemente. Micron è un colosso della microelettronica, si occupa di memorie, ha stabilito la sede centrale negli Stati Uniti, di voler spostare la produzione lì, negli Stati Uniti. Ci sono 419 esuberi. Non è che dicono che i dipendenti italiani non siano utili, anzi, dicono siete utilissimi, però dovete venire qui, insomma, perché a noi conviene che stiate qui. Allora, Messina, questo è l'esempio della mancanza di capacità dell'Italia di attrarre il lavoro, nel senso di politiche industriali che mancano, perché lì abbiamo un'azienda che dice i vostri lavoratori sono bravi, sono validi, ma li vogliamo qui, non ci frega tenerli in Italia, perché in Italia non ci conviene. Allora, che si risponde a questo? Intanto sono due casi eclatanti. Da un lato il caso Electrolux, no? Noi ci permettiamo una situazione per cui arriva un'azienda da fuori, un'azienda svedese, e ti dice io chiudo o dimezzo gli stipendi ai lavoratori, e poi in Svezia li paga tre volte tanto. Io credo che sia l'autorevolezza dello Stato italiano che consente tutto questo. Micron, c'è da dire che Micron non perde, guadagna in questo momento, e nonostante tutto decide di prendere 419 persone e metterle in mobilità. Allora è evidente che il tema vero di tutto ciò è che c'è uno Stato che non è autorevole, e chi viene da fuori a investire, perché va ricordato che Micron ha preso tanti soldi per creare quei posti di lavoro dallo Stato italiano, quando finiscono di prendere se ne vanno. E allora il tema vero è proprio questo. Io credo che bisogna creare le condizioni affinché le imprese italiane possano operare seriamente sul nostro territorio. Le piccole e medie imprese italiane, lasciando perdere le grandi imprese, se ci sono va anche bene, però voglio dire, se poi devono far come la Fiat, che quando c'è da guadagnare dividono gli utili gli agnelli, quando c'è le cose vanno male prendono la cassa integrazione e la paghiamo tutti quanti. Quando le cose non convengono più, abbassano la sala cinesca e cambiano la sede. Quindi lei dice meno contributi dello Stato. Bisogna fare in modo che il peso dello Stato sul costo del lavoro delle imprese sia ridotto. Bisogna rimettere i soldi nelle tasche degli imprenditori. E aggiungo, c'è un tema molto forte, questo noi lo adottiamo nella nostra campagna elettorale per le europee. Va posto il problema dei finanziamenti delle banche. Noi abbiamo previsto l'istituzione di un tasso soglia di usura europeo. Allora il problema non è, come dice qualcuno semplicisticamente, fuori dall'euro, dentro l'euro. Il problema non è l'euro, il problema è l'uso che si fa dell'euro. E l'Italia l'ha usato veramente male. Allora, se la Banca Centrale Europea è unica, l'euro è unico, e la Banca Centrale Europea eroga soldi alle banche europee allo 0,25%, non è tollerabile che il credito medio negli altri paesi europei si aggiri intorno al 4-5%, e quello italiano, ammesso che te lo diano, perché i nostri imprenditori ormai vanno in banca e non li fanno nemmeno entrare in portineria, ormai nella sala li mettono subito alla porta, il tasso medio diventa 12-15%. La questione delle banche, chiaro, però, è fondamentale, perché non si capisce perché prendano i soldi allo 0,25 e negli altri paesi europei, Germania, Inghilterra, il credito sia completamente diverso, Francia vada fatto al 4-5%, in Italia al doppio. È chiaro cifre. Che l'impresa però, italiana però, Messina, non è no, più ma è competitiva. Rimaniamo sul caso Micron. Io vorrei una cosa sulle tasse. Ma sulle tasse ci parliamo un attimo, no, perché tra poco parleremo anche di evasione fiscale. Le tasse sulle imprese italiane sono doppie rispetto a quelle degli altri paesi europei, e chiaramente nessuno può essere competitivo pagando assolutamente sì. Allora,